Buongiorno Mario. E via, se sta a vedere anche fate pescerino, fate Lamborghini, Cupress, svico quello la PlayStation, faccio vedere Mancini, io te stringo. Ma come? Io gli faccio questa presentazione così e questo continua a farfugliare. Ma è possibile che non riesci a parlare normalmente? Io non riesco a capire cosa dice, Mario. Oh, tipo, se hai qualcosa da dire, dimmelo in faccia, capito? Non scappo mica, io figa. No. Mario, non te la prendere con Pippo, ti ha fatto pure una super presentazione. Mi pare il minimo, mi pare. Oh, ma che presentazione gli vuoi fare a uno che gioca come me, fischia? Vabbè, Mario, ma un giocatore si vede anche dalla continuità. Ora, non è che perché hai indovinato 3-4 partite di seguito, ma hai capito? Tipo, oh, che l'ha detto pure il vostro amico dell'altra volta, quel giocatorino lì, com'è che si chiamava? Rivera. Bravo, quello lì, Riviera, lì, oh, gli hanno chiesto cosa mancasse alla nazionale italiana e sapete cosa ha risposto sto terrone. Senti Mario, a parte che il giocatorino Riviera non mi pare il caso, poi... Perché manca un centravanti di quelli che va a fare gomitate con gli altri giocatori in mezzo all'aria, hai capito? È chiaro che parlava di me, no? Io infatti adesso lo accontento subito. Oh, becca di questo terrone inglese. No, Mario! Ma no, quello è un modo di dire, Mario! Rivera intendeva che manca un centravanti di peso, di fisico, non è che ti devi mettere a fare per davvero a gomitate dentro l'area, capito? Infatti, dai. Infatti, tipo, stai tranquillo che io lo faccio pure fuori. Oh, vabbè, ma basta! Spezzo le gambe. Mario! Fai pure tu, Pippone. No, io no. No, no, per cortesia, anche perché se continui così i presidenti non ti vogliono. Vedi che De Laurentiis ha detto che preferisce Amsic a te perché il tuo temperamento non è gestibile. Ma io lo tempero io adesso De Laurentiis, Amsic, ma cos'è? Oh, la razza di un cane. Amsic, con quei capelli poi, oh, ma chi gli taglia un cane cieco di quelli per ciechi? ma come ride? Che giochi di parole che fa Mario, Ma ti sta facendo bene l'Inghilterra, stai migliorando, però che ci vuoi fare? Se De Laurentiis ha detto così, è così, basta. Ma di quando in quando capisce di calcio quello lì, dai. Vabbè, insomma, ha costruito una squadra da scudetto quest'anno, voglio dire. Figa! Ma se ne stesse al cinema senza rompere i coglioni, no, dai, Mario. De Laurentiis. Ma per piacere, invece di offendere, stai tranquillo, anzi, guarda, ti diamo la possibilità di dire qualcosa al presidente del Napoli De Laurentiis, quello che vuoi, mi raccomando, E dunque, ascolta, bello signore De Laurentiis, tipo, ascolta, anche se sei un po' tipo terrone, no, io al cinema non ci vado mai perché preferisco giocare alla PlayStation, capito, col mio amichetto Cassano, figa, e ti volevo dire, De Laurentiis, che sono pronto a diventare il giocatore più forte del mondo, come lo sono sempre stato, del resto, hai capito? Niente, noi l'occasione gliel'abbiamo data, Mario, ma non c'è niente da fare, da quell'orecchio non ci sente. Grazie, vabbè, Mario, grazie, ci vediamo, ciao, Balotelli. Grazie a chi? Io non devo dire grazie a nessuno, hai capito? Terroni, vengo lì, mi spacco tutto, voi in baci, stiro. M2O. Un mondo allo stato puro.